Eccolo acceso. Siamo di nuovo qui con Giorgio Vitali, il nostro grande vate, e con lui portiamo avanti il solito discorso della conoscenza in senso lato. E in questa occasione parliamo di tematiche attuali e approfittiamo quindi della grande disponibilità concessaci per incominciare a fare una domanda. Di che cosa ci parli oggi, Giorgio? Allora, quello che ci interessa sottolineare è che esiste una vastissima letteratura di denuncia di quello che sta accadendo. Quello che a noi interessa oggi, soprattutto, è appunto denunciare che tutto quello che noi diciamo è stato scritto. Se tu vuoi far vedere per favore un momento i libri a cui io mi riferirò adesso in questa intervista, che sono una minima parte dei libri che trattano di questi argomenti. Non c'è bisogno di mostrarli tutti, ad esempio questo. In questo libro, di cui noi consigliamo l'acquisto ai nostri amici, c'è in ogni pagina, c'è, questi sono i giornali. Tutto. Tutto, che cos'è, che cosa non è. Per cui quando qualcuno con un'aria ispirata Istrionica. ci viene a dire: ah, ma perché io ho scoperto, cosa hai scoperto, imbecille? Compra questo libro. No, viene Istituti colpito sulla Fondazione strada di Nobel. Damasco Sì, da la strada di improvvisa Damasco, folgorazione e pensa di essere l'unico portatore di verità. sì. Tutti che strettamente correlati, tutti inventati dagli stessi amici. Io, sai, per quanto riguarda poi la strada di Damasco, direi proprio che si trattava. Anche dei nomi insospettabili, Esattamente. come anche delle grandi fondazioni salvifiche Sono sempre loro, ambientali. c'hanno i posti, Eccola qua la salvifica ambientale. hanno i soldi per crearli, hanno i soldi per diffondere i loro messaggi, chi più chi meno. Tipo Ajak, tanto per dirne una. Sì. Che cosa vogliamo? Sì. Vedi che sono strettamente correlati. Sì. Federal Certo. Reserve, banca. Allora, compratevi questi libri, imparerete che cos'è la vita. E Fondo Monetario Internazionale dove sta? qui, attrassimo agli altri. Quando tu mi parlavi di la via per Damasco, io direi la via verso il cesso. Che è più appropriata come termine. Allora, veniamo a noi. Allora, abbiamo tanti libri, in questi libri ci sono delle notizie che dobbiamo leggere per i nostri amici e pian piano ne leggeremo tutti. Allora, partiamo da questo testo di cui vi consiglio la lettura, se riuscite a rimediarlo, perché è una raccolta di articoli, di libri, di commenti a libri che sono stati pubblicati dall'editore Malatempora. Leggiamo un intervento che è stato fatto dall'Associazione Giuseppe Dossetti, in cui effettivamente ci dicono delle cose estremamente interessanti. Leggiamo questa parte di questo intervento, in modo tale che i nostri amici capiscano Il che certe taglio. cose sono già state dette. Credo che per ora non si possa e non si debba in nessun modo parlare di Seconda Repubblica. Assolutamente no. Mai cambiata Repubblica. Non è mai stata Repubblica e non è mai stata né prima né seconda. Questo comunque è un intervento del gennaio 95, sono passati
95, 18 anni. Esattamente. Direi piuttosto che questo termine per ora debba essere totalmente bandito, in quanto nato da una avvelenata superficialità giornalistica e supinamente ricevuto da una vasta parte dell'opinione pubblica già profondamente disorientata e ulteriormente proprio da questa locuzione tratta in una serie inestricabile di inganni. Sono dichiarazioni di grandissima importanza. Perfetto. Quello che ha parlato qui, e non diremo chi è in questo momento, perché non ci interessa, è uno che stava dicendo nel 95, in un convegno, passato ovviamente sotto silenzio, stava dicendo cose importantissime. E questo a noi che cosa ci deve servire? Ci deve farci capire che il lavaggio del cervello non è un'operazione a shampoo diretto, ma è una sequenza di shampoo che ti fanno piano piano sui capelli, poi sulla cute, poi sul cuoio capelluto e poi avanti, 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 fino a che arrivi a una condizione. Cosa significa che questo dice, quale seconda serie pubblica? Quella seconda serie non c'è mai stata. Cosa significa che questi si sono... No, ma basta, faccio un attimo una interruzione. Esattamente. Basta semplicemente fare un attimo mente locale, ricordarsi che noi siamo stati conquistati nel 1943 e mai più abbandonati. Noi abbiamo 113 basi americane sul territorio nazionale che condizionano la vita politica, economica e quant'altro all'interno della nazione. E all'interno della vita politica hanno contribuito a creare il problema delle brigate rosse, del terrorismo e anche degli ammazzamenti onorevoli e quant'altro. E soprattutto a partire dal 92-93 tramite quel bastardo corrotto atlantista di Tonino Di Pietro, mio ex compagno di classe, lui fece la il manicheismo, l'atteggiamento manicheistico dell'attentato ripristino della legalità attraverso Mani Pulite, quando invece questa operazione Mani Pulite era ordinata dagli atlantisti. Esattamente. Che per uno sgarro vedendo, che avevano fatto alcuni. Esatto, vedendo sfuggire di mano un po' il potere che con loro controllavano fino ad allora, che cosa hanno fatto? Hanno cercato di riprenderselo fortemente in mano e quindi condizionare in maniera invasiva i partiti politici che allora cercavano di riabilitarsi di fronte all'opinione pubblica e cercare di manipolare quanto più gente possibile per portare di nuovo l'acqua tutta al loro mulino, e cosa che è stata dal loro punto di vista felicemente fatta, tant'è che oggi abbiamo i banchieri atlantisti al potere. Al potere. Allora, su che cosa è avvenuto questo grande lavaggio del cervello? Su tutta una serie di messaggi verbali o immaginifichi che sono stati lanciati a questa popolazione, per cui il fatto stesso che in questa popolazione oggi si parla di Seconda Repubblica, già l'attenzione è completamente fuorviata, perché questa tutta... Orwell aveva capito tutto, aveva detto già allora, è ben identificato il concetto della diciamo, demonizzazione della parola, della mistificazione della parola, della inversione del senso della parola. Esattamente. E per cui poi ci questo troviamo è il ruolo fondamentale della guerra delle parole. È certo. Allora sentiamo questo cosa continua. Direi piuttosto che questo termine per ora debba essere totalmente bandito, in quanto nato da una avvelenata superficialità giornalistica e ulteriormente proprio da questa locuzione tratta di una serie inestricabile di inganni. Di Seconda Repubblica sino ad ora non ce n'è, né il fondamento storico in nessun evento intervenuto nella globalità della compagine del nostro paese che, comunque possa essere preso a punto di partenza di una effettiva interruzione della continuità storica, né il fondamento giuridico in una volontà precettiva che abbia anche solo iniziato una elaborazione nuova del patto fondamentale della nostra convivenza. Non può esserle di certo il solo passaggio, e anche questo molto incompleto, dal sistema elettorale su base proporzionale al sistema maggioritario. La semplice sostituzione di una legge elettorale a un'altra
non può importare alcuna discontinuità di rilievo costituzionale. Al massimo ha operato, concorrendo altri fattori, tra parentesi mani pulite, soltanto un mutamento, e anche questo più apparente che sostanziale, del personale politico, né il fondamento politico. Si è tanto parlato della fine della cosiddetta particolazia, per ritrovarci, come hanno dimostrato ad evidenza tutti questi mesi e ancor più queste ultime settimane, di fronte agli stessi abusi aggravati. In particolare l'occupazione dei poteri pubblici e delle istituzioni, agli stessi schemi operativi, lottizzazioni, alle stesse procedure, convocazioni e negoziazioni di vertici, sottodivisioni di gruppi e nuove formazioni di correnti dei vecchi partiti, e più precisamente non ad opera di partiti nuovi e rispondenti ad una nuova visione organica della cosa pubblica, ma o partiti che non erano e non sono neppure tali, cioè realtà organiche e formate ad un comune sentire maturo. Ma ancora sono soltanto accostamenti improvvisati di persone e di interessi, o partiti che, pur essendo tali, non appaiono per nulla nuovi, ma sono visti piuttosto come ispirati e residui di vecchie ideologie o culture, e governati in gran parte dai vecchi apparati. Infine, la locuzione di Seconda Repubblica non corrisponde a una qualsiasi coscienza esperienziale nell'animo della maggior parte del nostro popolo, che nella quotidianità della vita, invece, non sperimenta ancora per nulla la novità che dovrebbe avanzare, ma solo sperimenta il vecchio che tarda a morire. Ma ancora, no, va aggiunto un'altra cosa, che questo libro è già datato di qualche anno probabilmente. Ed è del 95. Perfettamente. Questo intervento a questo convegno. Certamente, perché oggi la situazione è del tutto evoluta in maniera disgregativa e tragicomica, perché praticamente i partiti che allora erano la riedizione rivista e corretta della vecchia nomenclatura, oggi semplicemente non esistono più, cioè il potere atlantista li ha distrutti, li ha annichiliti, eliminandoli, sputtanandoli, distruggendone l'immagine, distruggendole le figure politiche di riferimento e quant'altro, per cui oggi noi ci ritroviamo al potere semplicemente degli individui rappresentanti non di partiti, ma rappresentanti del grande potere economico, finanziario, monetario, bancario, mondialista. Ecco perché c'è una intenzionalità in tutta questa gradualità, in tutto questo progetto. Esattamente. Nel corso dei decenni si è portato alla distruzione della rappresentatività politica del cittadino. Il cittadino non ha più possibilità di esprimere nulla. Allora, vediamo un altro aspetto. Qui c'è un articolo che è stato pubblicato da Libero, Libero Quotidiano, che proprio in questo momento vale la pena di sottolineare. Perché? Perché in questo articolo si dimostra come i poteri sono quelli prestabiliti. Questo è il caso di un personaggio di uno squallore totale, anche pure brutta. E questa almeno è ministra di che cosa? Le donine di Berlusconi erano pure carine. Questa è pure brutta. Ma di che ministra di che? E adesso lo vediamo. Io non seguo più. Il ministro Carrozza, professore grazie all'università per corrispondenza. Ah, incredibile! Allora vediamo chi è questa Carrozza. Un prestanome. Non è la mozzarella in carrozza, eh? È una prestanome. No, è una prestanome. Fa parte del giro. Per la cronaca, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è di ottimi natali, in quanto figlio di Antonio Carrozza, già ordinario di diritto agrario a Pisa, e padre anche di Paolo Carrozza, già ordinario di diritto costituzionale a Pisa, e attualmente docente della stessa materia alla scuola Sant'Anna
vedi caso, di sono Pisa. Tutti di Sant'Anna. Tutti. Sono tutti usciti da Milano, da Roma, ma tutti dal Sant'Anna. Esattamente, dei liquori, Sant'Anna dei liquori. Allora, infine la professoressa Carrozza si è sposata con Umberto Carpi, già ordinario di letteratura italiana a Pisa. Il nome e, Carpi ti dice niente? No, non mi interessa in questo momento, perché ho capito perfettamente cosa vuoi dire ed è vero, te lo confermo. E poi preside presso la facoltà di lettere della stessa città, oltre che due volte senatore, prima con Rifondazione Comunista, poi con IDS, e sottosegretario all'industria nei governi Prodi e D'Alema. I sottosegretari sono quelli che comandano, non so se lo sai. Vedete bene, cari amici, e mi riferisco ai nostri amici, qual è il potere e come il potere crea i suoi personaggi, soprattutto i burattini di prima facciata, che li prende dal vivaio di galline o di gallinacci che loro tengono nelle varie università. Sono sempre loro, si scambiano le cariche, si scambiano le cattedre, fanno tutti i sotterfugi per mettere i loro in cattedra, il che dimostra che le università italiane non sono crogiuoli di cultura, ma sono centri di potere. Quindi è bene che lo sappiano, soprattutto i giovani che vogliono fare carriera in università, che o tagliano la testa a tutta questa gente, o all'università non fanno carriera. Non c'è spazio per nessuno. Non c'è spazio per loro. Non c'è spazio per la ricerca autonoma, originale, perché loro gestiscono questi punti. Non di come potere. Nel 30-32, 33, esatto. Quando c'erano i professori di 24-25 anni. Esattamente. Creatori, o i grandi architetti, o i grandi fisici a 23-24 anni. Esattamente. Magari neanche laureati. Perfetto. Eppure, benché professoressa associata alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, nel 2006 la Carrozza si era trovata di fronte a un bivio. Come tanti altri, doveva superare il concorso per ottenere l'idoneità. E nessuno lo bandiva, questa vecchia tecnica per far rimanere sempre gli stessi stronzi, gli stessi delinquenti ai vertici delle cattedre universitarie, non solo perché si gestiscono le varie consulenze e quant'altro, ma perché si gestiscono il potere politico. O rimaneva precaria a vita, oppure imboccava la scorciatoia che conduce all'università telematica Marconi. E qui mi fermo perché voglio saltare a un'altra cosa. Nel caso della Carrozza, responsabile del forum del PD per l'università, ecco il PD, ecco il Partito Comunista, ecco la vecchia organizzazione di partitica. Vecchi decreti rincoglioniti ex stalinisti, almeno Stalin aveva il coraggio delle proprie azioni, questi sono stalinisti rincoglioniti e decrepiti. È andata anche meglio, dal 1 novembre 2007, cioè poco più di un anno dopo aver vinto il concorso all'università online, viene nominata rettore della scuola superiore di quale santa? Anna. Sant'Anna. Non era da dubitare. Curiosamente, prima non sapeva come superare l'impasse della carriera, poi era stata catapultata in cima all'Empireo. Nel suo curriculum tralascia il passaggio alla Marconi, salvo ammettere un po' a denti stretti a Panorama. Sono stata chiamata al Sant'Anna con una procedura interna basata su tre lettere di valutazione di studiosi stranieri. Oh cacchio, vedi un po', studiosi stranieri. Dello Sri Lanka. Sì, ma lo Sri Lanka sono intelligenti. Ma io che frequento ambienti di Sri Lankini, vedo con quanta intelligenza, con quanta accortezza, con quanta benevolenza vivono. Non avrebbero mai dato l'ok a questa sciacquetta qua, capito? I verbali sono pubblici, risponde lei. Ovviamente non rende note nemmeno le sue ascendenze e parentele, pare ovvio. Dalle quali si evidenzia anche un percorso accademico più familiare.
E nonostante tutto, le sembrava anche di dover riformare radicalmente il sistema, come dichiarava al mensile Le Scienze nel 2010. E questo è il punto di tutta la questione. Attenzione, su cui dovremmo fare un commento. Se mai fosse diventata ministro... La già lo prevedeva? Certo, l'avevo già detto. Tieni pronta che ti mettiamo nel 2010, 3 anni fa. Tutto già pronto. Avrebbe varato di sicuro una riforma per il reclutamento di docenti e ricercatori che si basi sul concetto di responsabilità, dice lei. Verso chi? E abolirei tantissime regole inutili che ci appesantiscono e aumentano invece di diminuire, per avere la certezza che sono sempre quelli bravi ad andare avanti, come lei. Allora, questa è la considerazione che noi vogliamo fare. Questi sono autentici espressioni della cultura cattocomunista. La quale cultura cattocomunista? Del comunismo c'è solo lo spirito gregario, bassamente gregario e cretino, di quelli che credono alle balle. Ci sono ancora quelli che credono che in Russia, nella Russia dell'URSS, la Russia deve fosse il paradiso dei lavoratori. Quindi c'è l'aspetto gregario. Per quanto riguarda invece l'aspetto cattolico, l'insegnamento è quello della Chiesa, cioè il buonismo chiesastico, che mentisce nel momento in cui dice le cose. Cioè il classico prete... Il classico carezza al bimbo, portate un bacio ai bambini quando tornate a casa. Che vuol dire? Perfetto. Che vuol perfetto. Dire? La falsità intrinseca del messaggio di questi pretacci, i quali mentono nel momento in cui lo dicono. Allora qui abbiamo la stessa cosa, queste persone sono dei falsari in se stessi, perché uno che sa che va avanti con la raccomandazione, che sembra andato avanti con la raccomandazione, poi che dice io voglio, quando divento ministro, farò delle politiche per, selettive, per portare avanti appunto il merito. Ma sei tu che sei il peggio, schifo del peggio. Sosa del peggio. Sei tu che vai falsificando. Lo dicevamo oggi, sì. È nella azione, nella condizione della propria essenza e nella propria convinzione che c'è la manifestazione di se stessi e la comunicazione di se stessi. Se tu non sei quello che dici, è falso il messaggio, è conflittuale. Esattamente. Cioè, detto da un delinquente, non sparare sul pianista, mi suona male. Se lo dice magari, che ne so, il missionario che sta in Amazzonia, posso pure credere, non sparare sul pianista. Ma quando lo dice Al Capone, mi risulta un po' strana la cosa. Ma lo stesso i preti che hanno sempre coperto e continuano a coprire i pedofili, che dicono vogliate bene i bambini. Guai a in voi. Che senso? Sì, in voi, che voi, senso? Se fate qualcosa, ripetono a Iosa la frase di Cristo, che conosceva chi erano i suoi seguaci, perché ha detto sarebbe meglio che ti mettessi una macina da mulino al collo piuttosto che torturare questi poveri bambini e ti buttassi. Ecco, perché a chi lo diceva? Ai preti. A chi lo diceva? Cristo. Ai preti, che invece fanno esattamente il contrario. Quanto sono buoni questi. Sinite parvulus venire ad me. A chi? Di a chi? Cristo semmai, sì. Ma non al prete che ti fa il trattamento, che c'ha questo sottinteso costante nel tuo approcciarti buonista, no, nei confronti dei bambini, poverini, quanto sono buoni, ti do un bacetto, ti do una carezza. Guarda, la caramella. Mi fai schifo. La caramella. Mi fai schifo. A me davano le caramelle. Appunto. Ci hanno allora, provato, pure come. Allora, io credo che abbiamo raggiunto i tempi della registrazione, no? Siamo, eh? No, c'è ancora. Allora possiamo continuare, perché da faccenda ha dei risvolti ancora abbiamo più interessanti. Abbiamo pochi minuti, eh? Abbiamo, quanto? 7 minuti. Allora ci possiamo soffermare su un'altra cosa, sull'ipocrisia pretesca. No, è un minuto. Un minuto. Niente, allora la qua. Chiudiamo qui, sì. Rifacciamo vedere questo libro importantissimo, è una raccolta di selezioni di commenti di libri sui retroscena dell'Italia degli anni 90. No, 12 minuti abbiamo 12 allora. Minuti, facciamo in tempo. Facciamo ancora in tempo e vi facciamo vedere un'altra cosa.
anzi diciamo che in un secondo tempo faremo vedere anche questo, ma quello che a noi ci fa vedere, ci interessa adesso, abbiamo parlato di Chiesa Cattolica e vediamo certe cose. Molti si chiedono per quale ragione la Chiesa Cattolica, anche adesso che ha ai vertici uno che, pur essendo gesuita, si dice francescano, è già questo, capito? Allora sia onestamente gesuita, no? Vabbè, a parte questo, pur avendo questo, non si... Forse si riferisce al missionario in Cina, Francesco sì, Saverio. Ecco, sì, appunto. E anche quello è una menzogna intrinseca. Ti fai passare per San Francesco, invece quell'altro sei, Francesco, sempre santo, per carità. Certi santi, guarda, Dio mi guardi. Come diceva, dai nemici, no, dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. È una frase che bisogna sempre ripetere. Abbiamo questo testo che è molto interessante, perché ci riesce a far capire per quale ragione la Chiesa... Ah, bellissimo questo. Non attacca mai direttamente gli usurai, la Chiesa non attacca mai gli usurai. Ho questo libro scritto da un grande storico ebreo, Leon Poliakov. Allora, leggiamo alcune cose, perché ci sono delle ragioni, sono qui due pagine, cercherò di leggere una parte, poi in un secondo tempo continueremo. Da parte sua, ma con stile completamente diverso, il duca Francesco Sforza prendeva ugualmente le sue precauzioni sotto il nuovo pontificato, come risulta dalla lettera che egli indirizzava al suo ambasciatore presso la Santa Sede. L'iniziativa della sua richiesta era dovuta agli ebrei del Milanese, i quali, assieme a lui, promisero un certo tributo annuo al Papa. Prima di scrivere a Roma, il duca aveva consultato alcuni teologi locali e si era fatto confermare da loro che la proposta era accettabile. Egli incaricò quindi il suo ambasciatore della richiesta, dandogli pieni poteri di modificarla, se era il caso, prima di presentarla al Papa. Nel progetto della richiesta era scritto che il duca, per una migliore pace della sua coscienza, quando mai... pace della coscienza, sempre, voleva andare in paradiso il duca, chiedeva a sua santità di approvare l'accordo proposto dagli ebrei e quindi accordare la sua licenza. Sembra che ottenne soddisfazione. In queste condizioni il rinnovo della bolla antiebraica di Nicola V del maggio 1456, non ieri, non poteva avere altro senso che quello di accelerare il versamento da parte degli ebrei. Di soldi si tratta. Va bene? Di vile denaro! Sempre stato così, sappiamo. Bene, ancorato nei costumi, il sistema non subirà trasformazioni essenziali, salvo alcuni ritocchi nei dettagli. È interessante notare che i papi del Rinascimento non hanno pubblicato bolle Sicut Iudeis, diventate quindi in queste condizioni senza valore. Il significato, quindi è inutile che gli ebrei vadano raccontando di essere stati perseguitati dal papato. Ma quando no, mai? No, qui questo è ancora più interessante. No, ma neanche i cristiani sono mai stati perseguitati, tranne periodi brevissimi perché non pagavano le tasse, anche allora. Esattamente. Il significato per i prestatori ebrei di avere concessioni pontificie, benché spesso insufficienti, per il pacifico esercizio della loro professione. Il mercato, quello è il loro mercato. È illustrato da un episodio conosciuto attraverso gli archivi di Mantova. Il 13 agosto 1462, non 1950, non 1936, 38 che sia, 1462, i fratelli Leone e Jacob di Nursia scrivevano al duca con il quale erano in eccellenti rapporti per lamentarsi dell'arcivescovo di Mantova, Monsignor De Cervia, il quale, nonostante certe bolle papali,
aveva elevato sentenza contro di loro, condannandoli ad una forte ammenda. E cazzo, quello voleva giusto, voleva i soldi pure lui. Pure lui. Certo. Che ne vai? Adesso penso rosso. Che il Papa dice di no, ma ci sto io. No, qua. Che scherziamo. Cosa che rischiava di imporre loro un viaggio a Roma e delle spese ancora più elevate. Vai a Roma. Eh beh, allora era un viaggio, vero? Ci volevano due mesi. Ma anche oggi un viaggio, da Mantova a Roma. Vabbè, ci volevano due mesi allora, avanti e indietro. Sembra sti vescovi, accidenti, allora, sembra trattarsi dello stesso vescovo che aveva scomunicato nella primavera del 1464 gli abitanti della cittadina di Quistello perché avevano concluso dei contratti con Salomone di Padova. E beh, cazzo, metti a fare i contratti per conto tuo, senza l'interferenza del vescovo, con Salomone di Padova. Capirai. E la che vogliamo scherzare? Il quale esponeva al duca il suo imbarazzo. E sono imbarazzato. E siamo nel 1460. Quel giorno di Pasqua egli scriveva: gli uomini di Quistella e della sua parrocchia sono stati pubblicamente scomunicati e scacciati dalla chiesa, in particolare quelli che cui ho prestato dei soldi. Sempre dei soldi se parla. Salomone, porco Giuda, no? Che faceva Salomone? Oh, e quello ha rischiato. Non so da dove sia partito l'ordine, scriveva Salomone. Se dai preti di Quistello oppure da Monsignore, il vescovo di Mantova. Qualunque fosse la fonte dell'istanza ecclesiastica che esigeva il boicottaggio delle banche ebree, le misure non potevano non essere assai efficaci, come ben sappiamo, commenta Leone Poliakov. Nel suo stato era il Papa stesso che qualche volta scomunicava certe città oppure certe municipalità quando il contratto concluso con l'ebreo non gli conveniva. Dicevo, che avete fatto il contratto voi col quale? Dicevo, ci vuole la mia parcella, sennò voi non andate in paradiso. È una cosa indegna, guarda. Sotto Sisto IV. Quando la gente conosce queste cose. Poi cerchiamo di fargliele sapere. Sotto Sisto IV, in occasione della riscossione della vigesima dagli ebrei, lo pigliavano oltretutto, e noi no, ti chiedi. Dopo ti racconto un evento che è successo nel 1454. Ma ci sarà sicuramente. No, lì non c'è, ma è successo qui vicino. Allora, questi qua, capito, gli lasciavano lavorare sti ebrei, no? Perché pigliavano. Questa è la ragione per cui. No, te la dico, è troppo bello. Sì, vabbè, è verso degli Anguillara, sì. Sai chi era? No, non me lo ricordo. Troppo, è un personaggio incredibile. Uno che era uno degli Anguillara. Ha ammazzato anche i figli, tanto per dirtene tanto uno, no? Era un buono. Era uno. Lo faceva per fede. Era uno dei capitani di ventura del Papa. Pare giusto. Tant'è che nel 1454 andò qui a Capranica e fece l'assedio di Capranica. Di Capranica e l'incendio di Capranica, ammazzando 500 persone, certo, e razziando con la benedizione del Papa, razziando 500 vacche, greggi, armenti vari e compagnia bella. Ed è passato alla storia come un benefattore, perché la storia ufficiale, la storiografia ufficiale diceva che era un capitano di ventura a soldo del Papa, che quindi aveva l'imprimatur del buono, certo, a prescindere da quello che faceva. Certo. Come, eccolo qui a testimonianza. Come tagliagola del Bagnaia, che massacrarono i quelli della Repubblica Napoletana del Settecento, è vero, inneggiando alle loro insegne dedicate alla Madonna, no? Cioè, finiamo questo aspetto, poi eventualmente ne leggiamo degli altri, ma questo è già più sufficiente per chiarire quali sono i rapporti tra la Chiesa e l'ebraismo finanziario. Nel suo stato era il Papa stesso che qualche volta scomunicava certe città oppure certe municipalità quando il contratto concluso con l'ebreo non gli conveniva. Sotto Sisto IV, in occasione della riscossione della vigesima dagli ebrei, che si trasformò in tassa permanente, constatiamo l'apparire di un nuovo funzionario di curia,
Pellegrino da Lucca, commissario degli ebrei per tutta la cristianità, nel febbraio 1478 lo vediamo accreditare presso Lorenzo il Magnifico un certo maestro Mosè. Maestro? Mosè. Ebreo. Vabbè. Per esporre di viva voce al signore di Firenze i desideri della sede apostolica. Quindi la sede apostolica manda l'ebreo Mosè a parlare con Lorenzo il Magnifico. Una commissione continua. Per dire quali erano le esigenze della Chiesa nei confronti di Lorenzo il Magnifico. Guarda, ignoriamo. Gli ebrei sono sempre stati gli esattori della Chiesa. Esattamente. Assieme ai marchigiani. Ignoriamo se le funzioni di questo commissario, dal titolo suggestivo, comprendevano l'occuparsi delle banche di prestito. Non lo pensiamo, anche perché il suo nome non figura in nessuna concessione che conosciamo. D'altra parte, alla fine del XV secolo, cioè del 1400, il sistema delle concessioni particolari si modifica e si semplifica, essendo queste ormai rilasciate dal Papa direttamente, sotto forma di patente, ai finanzieri ebrei direttamente, senza più passare attraverso il principe. Capito? Quindi tu sei un finanziere ebreo, dai i soldi al Papa e il Papa ti dà la patente per fare l'usuraio. Se non dai i soldi al Papa sei usurato. Come le banche. Come le banche. Le banche, se c'hai l'autorizzazione della Banca d'Italia, hai concessione, sei banchiere. Se lo fai abusivamente sei un usuraio. Vai in galera. Unicredit. Unicredit cos'è? Banco di Santo Spirito. Banca di Roma. Ok? Possiamo procedere? Il primo atto di questo tipo che conosciamo fu rilasciato da Innocenzo VIII nel 1489 a Leone di Nursia, di Mantova. Il rilascio della patente era motivato dalla necessità di tollerare gli ebrei per poterli portare alla vera fede. E con questo chiudiamo. Ci chiudiamo dopo. Ciao a tutti.